sentiamo presto. Lei stava in comitiva con Mastro Ianni. Sono un po' più piccolo del mondo, ma sul lavoro c'era la radio. C'era pure la radio. Leggerà un testo di Carlo Emilio Gadda, Laura Rosso e Giancarlino Benedetti Corcos, rivisto da Arianna Ninchi, che l'ha assemblato secondo un dettame più performativo, diciamo. Allora, fate molto silenzio, sennò è molto difficile. Molto difficile perché c'è il traffico e se parlate mentre lei recita non è molto carino. Nel senso, sì, potete farlo, è ovvio. Ma lei è in difficoltà perché siamo per strada, non è all'interno. Grazie, silenzio. Ciao. Ciao. Capirula di parole frullate all'ombra dell'ingegner Gadda. Contromano a spasso con Gadda, senza coltello alla cintola. Consumandosi il muscolo della scrittura, ero andato a passeggiare lungo il Tevere quando l'ingegnere mi viene incontro e donandomi le sue scarpe mi permette di navigare nel biondo fiume e poi addiventando quell'acqua ben calda. E portandomi a spasso contromano, cioè contro la corrente usuale, risalendo con le parole i picchi, le ruine e le distruzioni che avevano fatto e che fanno attraverso le epoche un uso dissennato delle cose di tutti, delle aure dei luoghi che giacciono nella confusione e in capimastrie a costruire e palazzare la campagna brulla di nani, marmi e cementi. Che l'atto di coscienza che non dobbiamo riscattare prelude alla resurrezione, se una resurrezione è tentabile da così paventosa macerie. Oh, ecco l'incendio di via Keplero. Se ne raccontavano di cotte e di crude sul fuoco del numero 14, ma la verità è che nemmeno Sua Eccellenza Filippo Tommaso Marinetti avrebbe potuto simultanare quel che accadde in 3 minuti dentro la ululante topaia, come subito invece gli riuscì fatto al fuoco, che ne disprigionò fuori a un tratto tutte le donne che ci abitavano seminude nel Ferragosto e la loro prole globale. Ecco il coltello del principe Maramaldo, argentato, dorato, perché sul trippone figurasse e rifulgesse come si indorano radianti ostensori sui morti, sui mummificati e risecchi dalle orbite nere contro il cielo. Di due rattratte mani irraggiano scarafaggi al deserto. Sui poveri morti lui ci aveva già preso il caval bianco,
il pennacchio, la spada dell'Islam sui poveri morti, per la pompa e la priapata alessandrina. Ma perché? Qual è la differenza che passa? Ma voi la sapete benissimo. La differenza tra l'Alessandro Magno e codesto sanguinolento porcello è questa, che Alessandro è arrivato ad Alessandria con il cocchio e lui ci è arrivato col cacchio. Tutto contromano mi appare. E poi la Marietta che piscia in piedi, la Balducci, la topazziata Menegatti, altrimenti detta Menecazzi, e il commissario, sì quello, proprio in gravallo, amante del caciocavallo, col brigadiere Pestolozzi. E nei cieli, dai colori indecorosi, dei colori irriverenti che parevano una sottana di una monaca, il cielo si trasportava via tutto, come l'acqua dello sciacquone, e trasportava tutti verso quella gran piazza col giardino al centro, verso la strada che da San Giovanni verso la porta Asinaria ci portano via, attraverso le montagne albane, e attraverso quella strada che nessuno conosce. No, 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 il mio bambino è molto onesto. Ha rubato, sì, ma solo 30 stecchini per fare arte. Noi siamo gente per bene, noi. Ottima famiglia, di sani principi morali. Siamo legati alla terra, abbiamo la cosiddetta vigna dei cazzi nostri e le vignaioli dell'Ori, di Bulgaria e di tutta la Bulgaria unita. Gobbi, zucchini, agli, sedani, nunses. Il trionfo dell'orrore? Ma le vecchie che comprano le mutande trasparenti al Diapason Sexy Shop. Io non so dirle, non dirò mai. Ma Piazza Mazzini è uguale a Piazza Mazzini? Jan Bruegel e Peter Bruegel sono uguali, sì, ma non è importante. E però uno ha dipinto i giochi dei bambini, la parabola dei ciechi, il misantropo. E tutto mi disturba. Non so perché, ma tutto mi infastidisce. È brutto, c'è un qualcosa di insensato. Ma poi ogni comunicazione è insopportabile. È l'essere, l'essere, è l'essere! Ma lei è un ligio al dovere? Sui supoggiuolo il mascelluto, tronfio da esplodere, a quelle prime grida della ragazzaglia era di già briaco, di una sua pazza libidine, simile ad alcolomane cui basta annasare il bicchiere per sentirsi smarrito in un piscio Eliseo e prosciolto da ogni ritegno. Indi il mimo d'una scenica evulvescenza, onde la losca puttana si dava a properare, assistere, spegnere quella foia incontenuta. L'impestato soltanto avea nerbo, nella convenzione del mimo, da colmare la frenesia finta, la tromba vaginale della bassaride. Una bugia sporca, su dalla tenebra delle anne, dalle bocche una bava maiala, cuce, 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 cuce. Cuce il sacco delle sue frodi, un gradasso, uno scacarcione gradasso. Faccia i mali culuri, capo camorra che distribuisce le coltella ai ragazzi. È pronto sempre, dai supuggiuolo, a dismentire ogni cosa, a rimentire ogni volta. Quel che mi rapisce nei sogni è il di lui magistero, la validità stupendamente parodistica del sogno pittorico. Per favore, mi lasci nell'ombra. Brava! 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 Grazie.